È arrivato in piazza 20 settembre in sella la nuova Memo Bike. Il sindaco di Fano Massimo Seri, che questa mattina ha presentato la biblioteca in bicicletta insieme a tutti i soggetti coinvolti nell'iniziativa. Ed eccolo qua, il mezzo che da mercoledì 8 settembre girerà per i quartieri cittadini, raggiungendo i lettori in modo responsabile e sostenibile per l'ambiente. Ancora una volta Fano si conferma ad altissimi livelli per quello che riguarda il sistema bibliotecario. Ci confrontiamo con le grandi città italiane, ma anche con le grandi città europee. Abbiamo un sistema molto ben organizzato con servizi importanti e oggi dimostriamo ancora una volta di seguire questo passo con questa innovazione. Ci si sposta, non si aspetta soltanto che la gente venga in biblioteca, ma è la biblioteca che va in mezzo alla gente, nei quartieri. È un progetto che sentiamo nostro. Quando la gente lo sente proprio, è di tutti e tutti partecipiamo perché funzioni bene. Costata 5.000 euro più IVA, la Memo Bike ha una capacità di circa 300 volumi e anche grazie a un PC e al Wi-Fi fornirà le prime informazioni, prestiti, letture e iscrizione ai servizi bibliotecari. Con la Memo Bike la lettura esce dai confini delle biblioteche e attraversa la città facendo tappa in tanti quartieri. Questo grazie all'investimento del progetto Wonder, ma anche grazie a tante associazioni e volontari che nelle prossime giorni, nelle prossime settimane porteranno la Memo Bike appunto in giro per la città, promuovendo la lettura. E sono quattro al momento gli appuntamenti in programma che si snoderanno a Bellocchi, Sant'Orso, Poderino e Centinarola. Inoltre, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, la Memo Bike rimarrà nel centro storico di Fano. In particolare, domenica 19 dalle 10 a mezzogiorno farà tappa in piazza 20 settembre. L'obiettivo del comune è quello di rendere permanente il servizio, meteo permettendo. È un progetto pilota che prevede, oltre alla Memo Bike che abbiamo presentato oggi, anche un'altra serie di servizi per la cittadinanza e per i turisti. Uno di questi è la costituzione di una rete di operatori economici del settore turistico, quindi ristoratori, stabilimenti balneari e hotel, a cui daremo degli elementi identificativi e la possibilità di avere una certa visibilità su scala nazionale e internazionale, e la creazione a livello locale nella città di un itinerario di visita pubblico, quindi con dei luoghi narrativi, dei siti da visitare proprio per il target prescelto, quindi per i bambini.